neanche la telenovela Beautiful era riuscita a ingarbugliare le storie tra parenti come la famiglia di Meghan Markle. Adesso che la ex attrice americana e moglie di Harry ha acquisito un nuovo status sociale, secondo gli ultimi rumors, a disturbare l'equilibrio sarebbero arrivati i trabocchetti del padre, le ricorrenti affermazioni al vetriolo della sorellastra e i silenzi della madre. Il gossip racconta di una Meghan Markle incinta e in rotta di collisione con la famiglia reale e anche con quella d'origine, che non sembra trovare pace neppure sotto Natale, ad aggiungere problemi su problemi. Dopo la presunta querelle con la duchessa di Cambridge, per la duchessa di Sussex ci sarebbero le beghe interne alla sua famiglia con una madre forzatamente e intelligentemente assente alla festa di Natale, e un padre ingombrante che starebbe provando a tendere un altro tranello alla figlia. Una situazione difficile da sopportare in un periodo molto delicato per Meghan, video, in cui si trova ad affrontare la gravidanza con una madre lontana e un padre che sembrerebbe non perdere occasione per far parlare male di sé. Doria Regland e l'invito della regina per Natale fino ad ora, nessun passo falso, anzi, tra tutte e tutti, Commoners e Royals, la più dignitosa parrebbe anche questa volta Doria Regland, la madre di Meghan Markle. In silenzio, umile e forte, con lo sguardo di chi ha visto i propri sacrifici premiati. Secondo la rivista americana People, la donna americana avrebbe scelto, anche questa volta, un sincero silenzio carico di significati. Così diversa da Carol Middleton, la madre di Kate Middleton, e così ponderata, la signora di Los Angeles dovrebbe fermarsi nella città degli angeli per Natale, evitando di volare a Londra dalla figlia incinta al sesto mese nella cosiddetta tana dei lupi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la regina avrebbe invitato a Sandringham la signora Markle per il giorno di Natale, come gesto di rispetto verso la nipote acquisita. Un invito che sarebbe stato delicatamente declinato, secondo quanto riportato dal tabloid A Stelle e Strisce. Un Natale difficile quello di quest'anno, a quanto pare, per la famiglia reale. Le difficoltà sarebbero iniziate qualche tempo fa quando, date le divergenze caratteriali delle due duchesse, si pensava che la coppia Will e Kate avrebbe trascorso il Natale presso la famiglia di lei, mentre la coppia Harry e Meghan sarebbe stata ospite della regina. Successivamente al gelo spigoloso tra le due donne, la regina sarebbe stata costretta ad entrare nella vicenda bacchettando Kate e Meghan e obbligandole a trascorrere il Natale insieme, video. Sotto lo stesso tetto di Sandringham House, insieme a lei. Un invito esteso anche alla madre di Meghan, Doria Regland, che, con molta intelligenza, avrebbe quindi scelto di non coglierlo, al fine di lasciare la neocoppia libera da incombenze verso la famiglia di lei e cercare di buttare acqua sul fuoco dell'intera vicenda. Le incursioni del padre di Meghan, Mr. Thomas Markle, di diverso approccio, invece, appare ai giornali britannici il padre della moglie di Harry, che non perderebbe occasione per farsi percepire come elemento di disturbo. Non solo le goffaggini prematrimonio in cui prima aveva sparato a zero sulla figlia salvo poi cercare di vendere un servizio televisivo per un lauto compenso, ma una lunga serie di scivoloni verbali e pretese insostenibili che avrebbero disturbato la famiglia reale. Pare che i due protagonisti di questa imbarazzante vicenda non si sentano dal giorno prima delle nozze, avvenute a Londra il 19 maggio scorso. Così, adesso, Thomas Markle starebbe provando a tendere la mano verso la figlia, anche se sono in molti coloro che pensano ad una mossa di cui c'è poco da fidarsi. Durante la diretta del programma Good Morning Britain trasmesso dall'emittente IF, l'uomo si è lasciato andare all'emozione lanciando un appello verso la figlia in segno di riconciliazione: ti amo molto, sei mia figlia e mi piacerebbe molto avere tue notizie. Un appello che, però, sembrerebbe essere caduto nel nulla. Già provata dalla chiusura di tutti i suoi profili social, video, e bacchettata per il suo selfie non autorizzato durante il British Fashion Council di qualche giorno fa, Meghan Markle non avrebbe intenzione di dare seguito a questa ennesima esternazione mediatica del padre. E così, anche l'opinione pubblica si divide tra chi vorrebbe un riavvicinamento di padre e figlia, e chi invece auspica una veloce chiusura della questione con l'oblio. I più coraggiosi azzardano un ironico "lo vedrete nella prossima puntata". Beautiful ha fatto evidentemente da maestro.